Sai cosa ho sentito quando ci siamo conosciuti? Cosa? Steve! C'ero anch'io! Gli ho urlato, Emilio! E Doug che rideva! Oh, cosa? E Steve che urlava, Emilio! Oddio, ci dovevi essere! Che è la tua prima volta? Sì. La tua no? Non è che è la tua prima volta. Cosa? Ma vuoi scherzare? Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì, ho fatto una cosa incredibile! Non che questa fosse la prima volta, Ci mancherebbe, no? Passabile, sì, 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 passabile, sì. Senti, io andrei a vedere se va tutto bene. Vediamo che ora fare un meeting. Tu potresti... alle 12:30? Vediamo subito. Sono libero, sì. Salve. Signore, preparate le carte d'imbarco. Signore, solo bagaglio a mano. Su questo volo è programmato il film... non lo so, mi sono già spremuto troppo. Dov'è la macchina? Papà si è incazzato, ce l'ha sequestrata. Papà? Già. Lavoravamo per lui, ma ci siamo licenziati, quindi da oggi siamo disoccupati. No! Sì! Eva! Via! Ne rimarrà contenta, signora. Queste rose sono il nostro fiore all'occhiello. E quanto dureranno? Loro durano per sempre. Sono di seta. Loro sono in fiore tutto l'anno. Non muoiono mai. Non cambiano faccia. Non ti dicono che sei un bel ragazzo. Restano sempre nella camera in cui le lasci. E non si trasferiscono nella stanza degli ospiti. Sì, ciao. Steven, hanno appena chiamato. Scusami. Steven, che succede? Abbiamo una clientela di depressi. È che mi ero abituato a vedere Doug dietro la cassa e mi manca. È nella stanza degli ospiti, siete a 20 metri, non è mai stato meglio. Non ha la TV via cavo. Ma come no? C'è la Cinemax. Ma non c'è la parabolica! Dio! Oh. Guarda come mantenere un clima di lavoro umano nel... Oh, guarda questo. Business Computer Systems. È da sottolineati. Noi, in particolare i miei genitori che si sono spostati dal Maine. Certo, certo. Nonostante la sciatica di mamma. Brava la mamma. Brava. Sì, no? Sì. Naturalmente i Butabi. Da quello che ho capito, non sarà l'unica unione. Avremo un nuovo negozio di lampade e piante. Piante e lampade. Fratelli amatissimi, siamo qui riuniti oggi per unire quest'uomo... Padre, ha cominciato già? Sì. Oh, scusi, credevo ci fosse almeno un tamburo, uno squillo di tromba. Per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio, ma prima di procedere credo che lo sposo e la sposa abbiano preparato... Preparato? Sì. Caro Steve... Quando qualcosa a cui tieni scappa via, se riesci a riprenderla, devi amarla per sempre. E come una delle tue piante di seta, cercherò di restare bella per te. Questo è il mio impegno. Credo che la nostra vita insieme sarà fantastica, come quando abbiamo visto David Copperfield la prima sera. Con amore, Emily. Emily. Io ti vedevo fuori dal negozio di mio padre. Una sera poi siamo usciti insieme e tu mi hai fatto venire a letto con te. Mm. Ho finito.
Se c'è qualcuno che abbia ragione di credere che quest'uomo e questa donna non debbano essere uniti nel sacro vincolo del matrimonio, parli ora o taccia per sempre. Come ti va? Sei straniera? Steve, non provarci con la damigella. Sono le tue nozze. Puoi aspettare dopo la cerimonia, per favore? Sì. Steven, tu prometti di amare Emily in salute e malattia finché morte non vi separi? Papà ha già pagato il rinfresco. Emily, tu prometti di amare Steven in salute e malattia finché morte non vi separi? Lo prometto. Steven, ripeti dopo di me. Dopo di me. Con questo anello io ti sposo. Con questo anello io ti sposo. Ora Emily. Con questo anello. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Niente vuole qui! Che ci fai qui? Guarda che non sta bene! Spegni quel coso! Vatta e spegni quella musica! Torna e chiama la tua famiglia! Sai quanto mi è costato questo matrimonio? Non fare così con la testa, non lo sopporto! Vuoi fermare quella stupida musica? Non posso continuare! Avanti! Come si fa? Avanti! Vuoi essere pagato, idiota! Tu sei scoppiato, ti disenedo! Questo sono io! Te lo dirò, era scemo, fin dal primo giorno! E il mio bambino? E forse vuole essere un po' di attenzione? Emily, non sono pronto, mi dispiace. Dove vai? Steve, fermati! Bella poesia però. Scusa, papà. Ehi! Steve, torna qui! Ti prego, Steve, non lasciarmi! Oh mio Dio, una discoteca esterno-interno! Non può essere la tua idea! Accosta, controlliamo. Bene. Ehi, ehi! Qui nessuno entra se non è in questa lista. Ci siamo nella lista. Steve e Doug Butabi. Butabi. Oh, accomodatevi. Ripeti? Accomodatevi. Dov'è lo scherzo? Quindi ci tocca entrare. Già. Guarda che... Noi entriamo. Entriamo. Ti rendi conto? Siamo entrati. Sì, ma non capisco perché. Sicuro che non si sono sbagliati? No, non penso. Questi non sbagliano mai. Però ti hanno rubato l'idea. Chissà chi è stato. Butabi! Vi ho cercato dappertutto, ragazzi! Venite! Venite qui! Signor Zadir! Com'è il nostro club? Il nostro club? Ma certo, siamo soci, l'idea è vostra! Che fico! Altro che fico! Eh sì, ma c'è fico e fico, ragazzi. Gestire un club è faticoso. Non si preoccupi, signor Zadir. Sì, siamo dei faticoni. Signor Zadir, ha chiamato lui dalla Groenlandia. Dice che non è stato lui a palparle il sedere. Che cosa starà combinando? Ha detto che non ci arriva. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Pensiamo agli affari adesso. Agli affari? Questa voce ha un suono familiare. Sei tu? Doug? L'autorizzatrice. Ma è un caso veramente incredibile. Sei più bella di persona che al telefono. Non chiami da un sacco. Beh, non certo perché non volesse. Il fatto è... Sono come ti saresti aspettata. Ti autorizzo e ti approvo. Non è che tu sei qui con qualcuno? Oh, con una mia amica. È un tipo simpatico. C'è anche la poliziottona? Non vedevo l'ora di andare in tribunale il 16 di giugno corrente anno per poterti rivedere. Andiamo! Adoro questa canzone, anch'io. A me è un po' stancato. Non avrei mai immaginato. Invece guarda come piccolo.